Yuri, non mi capacito dal dolore. Stamattina non faremo colazione insieme come sempre. Questo toccante messaggio è stato scritto da Grazia Nucera, zia di Yuri Urizio, un barman tragicamente assassinato a Milano, nel quartiere dei Navigli, durante la notte del 13 e del 14 settembre scorso. Per l'omicidio del giovane è stato arrestato un cittadino tunisino in situazione irregolare, di nome Bilel Koba. Il nordafricano ha affermato di aver aggredito Urizio per difendere una ragazza alla quale la vittima avrebbe strappato dei soldi dalle mani. La madre e la zia del giovane, tuttavia, credono che i fatti si siano svolti in modo diverso. La zia ha poi aggiunto: «Come si fa a uccidere un ragazzo di 23 anni? Mio nipote è sempre stato educato, per bene. Che cosa ha portato un giovane a strangolarlo e strozzarlo? Per me non ci sono spiegazioni, perché Yuri non ha fatto nulla. Non avrebbe mai avvicinato quella ragazza, tantomeno per prenderle qualcosa. Sono tutte bugie e lo dimostreremo». Ma chi sarebbe la giovane coinvolta in questa vicenda? Gli investigatori sembrano averla già identificata. Si tratterebbe di una giovane ucraina che abitualmente chiede l'elemosina nella zona, offrendo cioccolato in cambio. Tuttavia, la giovane ha già negato la versione fornita dal cittadino tunisino, smentendo di essere stata molestata o rapinata. Nonostante ciò, le circostanze del delitto devono ancora essere chiarite in modo definitivo. Yuri Urizio era originario di Como e aveva trascorso gran parte della sua vita lì. Nel 2012 aveva perso suo padre e da allora aveva continuato a vivere con sua madre, Giovanna. Solo negli ultimi anni madre e figlio si erano trasferiti a Milano. Nonostante la sua giovane età, Yuri aveva accumulato una notevole esperienza lavorativa. Aveva prestato servizio in vari locali di Milano, oltre a esperienze in Sardegna e sulla Costa Azzurra. Recentemente era stato assunto in un ristorante nel cuore della città. La notte del 13 settembre stava tornando a casa dopo il lavoro e intorno alle 3:50 è stato coinvolto in un alterco con Bilel Koba che avrebbe portato a una tragica escalation. Il cittadino tunisino sembra abbia agito con violenza, colpendo Yuri Urizio con calci e pugni, causandone la caduta a terra. Successivamente, secondo quanto riferito da testimoni oculari, sembrerebbe lo abbia sopraffatto stringendogli il collo. A un certo punto, un passante ha attirato l'attenzione di una volante della polizia che stava transitando in zona. Il testimone ha raccontato: «Ho visto che c'era una persona sopra Yuri, che lo stava strangolando. Ho gridato: "Lascialo, lo stai massacrando, basta, sta svenendo". Yuri non riusciva più a respirare. Sono intervenuto per dividerli, ma Yuri era già incosciente». Nello stesso istante, Kevin Galeano Vargas stava attraversando la strada. È un giovane di 34 anni, nato in Italia, ma di origini colombiane. Kevin è imprenditore e gestiva un'agenzia di comunicazione e un locale in zona, ma soprattutto è in possesso di un brevetto di soccorritore. Proprio per questa sua competenza si è immediatamente precipitato in aiuto di Yuri Urizio. Il 34enne ha successivamente raccontato: «Mi sono avvicinato a quel ragazzo esanime e gli ho praticato il massaggio cardiaco. Ci ho messo 10 minuti per rianimarlo, ma era molto grave. Poi è arrivata l'ambulanza e l'hanno portato via. Aveva ferite sul collo e in tutto il corpo, perdeva sangue». Urizio è arrivato in ospedale in coma. Dopo 2 giorni di agonia, è morto. Il tunisino, fermato in pochissimo tempo, è conosciuto in zona come un ragazzo violento e spesso inopportuno. Nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari Angela Minerva, si legge che il 28enne avrebbe stretto il collo della vittima per 7 minuti. In quei minuti Urizio non ha potuto reagire, se non con un movimento delle gambe sempre più debole. Purtroppo le telecamere non hanno catturato con chiarezza l'attimo preciso dell'aggressione. Dispongono solo di alcune immagini relative ai momenti immediatamente precedenti. Alle 3:51 è possibile osservare l'aggressore che sta interagendo con la donna. Poi, dopo un breve stacco, alle 3:52, si vede la donna allontanarsi con passo tranquillo, mentre la vittima e l'aggressore erano già a terra avvinghiati. Cosa è successo effettivamente?
Era davvero la donna al centro della disputa? Molti dettagli richiedono ancora ulteriori verifiche.